Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Nerobi, un gioco uscito in Early Access, sviluppato dai Sano Business SRL, che dovrebbero essere due italiani, e è uscito in Early Access, costa €13,99, Early Access che durerà all'incirca un anno, quindi ora lo iniziamo a giocare, ma ovviamente non è un gioco completo. Ed essendo anche un gioco in italiano, questo è il video ideale per questo canale, insomma, dovrei farne di più, ma purtroppo i giochi italiani sono sempre meno. Lo iniziamo, lo proviamo insieme, giusto perché non voglio anticipare nulla, non voglio spoilerarmelo prima, vediamo i primi minuti insieme e poi vedremo. Tra quattro mondi si reincarneranno le essenze. Tra la vita, lo spirito Ikimaki e l'oblio, il demone Bokianku. Potremmo anche saltare la storia, giusto per non spoilerarvela, ma vabbè. Questo è un'avventura grafica in stile platform. Scorre il tempo in cerchio. Tutto cambia e tutto si ripete. Per sempre l'equilibrio rincorrerà se stesso. Noi siamo Nerobi e dobbiamo riacquistare la memoria, a quanto ho capito. C'è chi lo rispetta e lo vuole preservare fino all'illuminazione. Le illustrazioni sono molto carine. E c'è chi vuole spezzarlo per dominare nell'oblio. Ogni essenza ha la sua storia. Questa è quella di un custode della vita che ha perso la memoria e ricerca le sue tracce nell'ignoto cammino e che andrà molto lontano per tornare al suo destino. Tutto in rima. Comunque, dicevo, il gioco è in Early Access, non è completo, quindi per un anno, insomma, lo si giochicchierà aspettando appunto il gioco finito, quindi avrà pochi capitoli rispetto al gioco finito. Ti stavo aspettando, io sono Mastro Yun, il custode del nodo tra i quattro mondi. Una tua esistenza è appena finita, ma nulla è perduto. Ti accompagnerò fino all'accesso per il mondo mediano, dove potrai iniziare il tuo viaggio di reminiscenza e reincarnazione. Andiamo, il movimento stimola la memoria. Allora, gli chiedo giustamente quello che mi sto chiedendo. Quindi sono morto? Non c'è morte, è solo vita e oblio. La tua esistenza è appena finita, ma sei ancora qui. Anche se con lo spettro dell'ultima forma che incarnavi. Andiamo, che è un viaggio lungo da fare. Va bene, andiamo, dai. Non faccio troppe domande perché lo spoiler, insomma, deve incuriosirvi il gioco e ve lo acquistate, insomma, se vi va di spolparvelo bene. E noi lo analizziamo dal punto di vista, insomma, del gameplay e della grafica. Che tempra, non mi aspettavo diversamente da te, ma non adagiarti troppo, andiamo. Ne hai parecchia di strada da fare. Sì, andiamo, se mi molli 2 secondi, andiamo. Non c'è salto. Stiamo solo camminando. Gli effetti di luce sono veramente bellini. Anche gli effetti sonori. Nell'eternità le forme cambiano e l'equilibrio trova sempre una sua via. Nel nodo prima c'era un popolo che favoriva i contatti tra essenze di tutti i mondi. Ora salterai tra le loro rovine. Ok, si salta adesso finalmente. Carino perché quello lì è sullo sfondo. Molto bello perché gli passiamo davanti, ma saltando andiamo più in fondo. Ok, carino. Sì. Perché questi sono tutti elementi che sembrerebbero del fondale, ma in realtà sono interagibili ed è bellissimo. Ma non dovevo. Sono qua solo.
Impegnati, ok, no. Giustamente ha proprio capito perché non mi sono impegnato e ne sono pienamente consapevole di non essermi impegnato. Quindi riproviamoci. Allora, questo qui mi sembra un po' una trappola perché, ok, non so se si può saltare anche su questo, sì. Ok, andiamo qua. Bravo, andiamo avanti. Sì, mi stai mettendo alla prova, eh? Il movimento stimola la memoria. Corri, RT. Ok, sto giocando col pad ovviamente, ma dovrebbe essere giocabile anche con la tastiera. Interfaccia dinamica. Infatti vedete, morti, carte, rovine lette, ricordi. Dovrai trovare la tua via da solo, ma nulla ti impedisce di leggere tracce scritte. Ok, possiamo con la B leggere. Passaggio per il mondo mediano, ok. Ora che hai capito come interagire con gli oggetti, possiamo andare avanti, ok. Andiamo a vedere anche se si combatte. Vedete qua, questa è la camminata normale e questa è la corsa. Aspetta, come ti chiami? Nairobi. Aspetta, ma come faccio a saperlo? Te l'ho detto che il movimento stimola la memoria ed è solo l'inizio. Vai, Nairobi, attraversa il passaggio per il mondo mediano. Incomincia il tuo viaggio di reminiscenza e reincarnazione. Fai attenzione a non perderti, ma vai sempre avanti. Ricorda quello che hai imparato qui e non disperare, anche se sarai solo o quasi. Addio. Oh, finalmente siamo al lato. Parte anche la musica. E si va nel mondo mediano. Per me fanno veramente impazzire sti pezzi musicali così. Dormi ancora? Un po' te lo meriti perché hai combattuto bene. Combattuto? Quindi mi senti? Sì, hai combattuto e sei morto. D'altronde scontrarsi col demone dell'oblio non è una passeggiata come quella che stai per fare. Il demone dell'oblio. Bokyaku, proprio lui, non ti dice niente? No. Strano, sei andato fino nella sua tana a inseguirlo e adesso ti ritrovi qui a dormire. Svegliati adesso. Sei qui per continuare il processo di reminiscenza. Non capisco. Prosegui il cammino, trova gli altri nodi, riappropriati della tua grandezza. Ok. Luogo di risveglio. Beh, è molto bello in giochi come questo, nonostante siano dei platform, mi piace molto in questi giochi il viaggio, cioè il cambio delle ambientazioni, soprattutto quando sono magari disegnate a mano. Shun de Kappa, ti ho spaventato, scusa, non volevo, anche tu nuovo a queste parti, eh? Io sono Shun, mi piace viaggiare e risolvere rompicapi. Occhio che qui è facile perdersi. Si va avanti, indietro, su, giù, non c'è una strada dritta per arrivare alla fine. Ora non ti offendere, ma preferisco riprovarci da solo. Sono 216 volte che mi ritrovo qui, ormai l'ho presa sul personale. Spero di rivederti però, anche se ne dubito. Mi sembri l'unico sano di mente qui dentro. Va bene. Acceleriamo una corsetta. E dietro sta passando ovviamente il nome dello studio che ha realizzato il gioco. E poi ci sarà il titolo, immagino. Sì, infatti. Bene.
No, non si può saltare qua. Ok. Qua non abbiamo niente da vedere. Andiamo. Ah, bellino. Bella sto teleport col movimento all'interno del fondale. Ma è bellissimo come cambia l'ambientazione mentre camminiamo e come si muovono le foglie. Ah, ma possiamo saltare su. Ma pensa. Ehi. Hai mani. Makoto cattiva. Ehi, Makoto cattiva cattura tutti amici, giuro. Jabriel ha paura di andare solo. Tu aiuta Jabriel e Jabriel guida fuori, ok? Fai strada. B. Tu sarai me. Sarai me, sarai me. Vabbè. Ma c'è... Ah, eccolo qui, B. Non entrare qui. Non so se stiamo tornando indietro. Aia. Ah, ok. Sono stato mangiato da quel coso lì. Non perderti, seguire me. Ok, io seguo te. Dove vai? Ho capito, ma... Ah, aspetta, è comparso. B. Non entrare qui. Come non entrare qui? Non entrare qui. Non so dove stiamo andando, ma torniamo su dove eravamo. Ok, poi saltiamo su. Ok, salta qui e poi andiamo su di là. Ok. E non ho capito esattamente dove devo andare, ma... Ma e se non entrassimo lì? Ah, aspetta, lui cosa dice? Entrare qui. Ok, dobbiamo entrare qui. Ok. Ed è giusto dove eravamo qui. Non entrare qui. Ok. Allora, adesso facciamo le cose fatte bene. Saltiamo su la foglia. Saltiamo sul fiorellino, sull'altra foglia di là. Qui. 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 Ok, perché di là prima ci hanno mangiato. Quindi stiamo per cadere. Ok. E lì in mezzo c'è il demone. Abbiamo preso una carta. Si sono persi nella loro paura per così tanto tempo che ridono di disperazione. Se gli passi attraverso si spaventano e irrigidiscono. Ok. Ma quindi sono entrato qui. Aspetta, cosa che voleva lui? Che è comparso lì? Ah, perché? Allora, se io vengo qui, posso saltare su? No. Ma scusami. Scusami, ma... Adesso torneremo in mille volte indietro, ma non ho capito. Perché comunque anche tra le recensioni di questo Early Access c'è comunque chi diceva che serve impegno.
Ah, praticamente, ok, no, mi chiude già i portali in cui non devo entrare, ok. Adesso proviamo, riproviamo, andiamo di là di nuovo. Anche se abbiamo completato la missione del tizio, quindi non so onestamente dove dobbiamo andare. Ah, per questi? Vabbè. Ah, ci vogliono picchiare. Ok. B. Ok, si è già aperto dell'altro. Noi del popolo di Riku siamo scienziati che studiano e cercano di dominare le energie che nascono dalle essenze. Abitiamo qui nel mondo mediano perché tra i quattro è il più ricco di tutte le energie, anche perché è condizione che ci è stata posta dagli spiriti più alti. Ci viene permesso di stare qui, di sperimentare, di svilupparci, ma non possiamo sempre viaggiare negli altri tre mondi. A patto che non esageriamo, ci è permesso provare a interpretare l'equilibrio, perché in qualche modo, così come siamo, ne facciamo parte anche noi. Ok, ho vinto l'achievement di Steam del leggi il tuo primo background. Questa non. Tu sarai. Vabbè, questa gira ripetendo sempre la stessa. Un altro background. Quattro mondi sono quello: materiale, spiritico, demoniaco e il mediano. Ok, adesso abbiamo scoperto anche i nomi dei mondi. Nel mondo materiale le energie sono deboli e le essenze sono brutte. Interessa poco a noi. No, poco sia a noi che agli spiriti e demoni. Nel mondo spiritico abitano le essenze che preservano l'equilibrio. Nel mondo demoniaco, invece, abitano le essenze che vogliono dominarlo per i loro desideri personali. Il mondo mediano è un passaggio. È qui che si consumano le cicliche battaglie tra demoni e spiriti per contendersi i destini delle essenze. Ok, devo premere su e mi fa vedere rovine lette. Ok. Non so se poi questo sia tutto relativo al capitolo che stiamo affrontando o alla tutta la parte di gioco di Early Access. È molto particolare. No, continua a parlare così. Molto, molto, molto particolare. Ecco, questi mi vogliono fare il paiolo, ma io li schivo. Posso saltare su qui? Sì. Scusate, eh. Ok, vado lì. Ok, puzzle ambientale. Credo. Perché si è selezionata una luce? Bene, bene, continua. Si continua a cercarle tutte. No, ok, no, qua l'abbiamo già letto. No, continuano a dirmi di cercarle tutte, ma. Ma dove? Perché non ho mappe, non ho nulla, quindi. Qui ci siamo già stati, ma secondo me non è questo il punto. Proviamo ad andare avanti, vediamo. Cioè, io salto qui, salto qui. Posso saltare anche su qui, no? Andiamo avanti, ma non so questo spirito qui. Boh, andiamo avanti. Mi porta qui. Questo non ho capito cosa fa. Quello sì, ho una vaga idea, una mezza idea. Beh, si riparte però da qua, dai, non è così cattivo. Bisogna attivare questi tre portali qui, quattro sono in realtà, e per poter proseguire, solo che i cinghiali mi danno un po' noia. Però devo dire che è disegnato tutto molto 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 bene. Non si può tornare indietro, quindi bisogna andare per forza di qua. Ma se io procedo di qui. Shun de K, alla fine ci siamo incontrati di nuovo, eh? Non credevo avresti retto. Ora però sono io ad essere in difficoltà. Vedi questo muro? Pensavo di trovare le luci. Pensavo che trovare le luci l'avrebbe tolto di mezzo. Ma mi è solo apparsa la tartaruga che avevo da piccolo. Mi ha morso ed è sparita. Ti pare normale? Sono andato da quelli del popolo di Riku, gli ho raccontato la cosa e mi hanno riso in faccia. Che devo dirti? Prova tu.
Sì, devo accendere le luci. Trovo le luci, dai, vado a trovare le luci. Ma dove sono le luci? Devo aspettare che vada via il portale. Ok. Queste sono le luci. Il problema è... Ah, beh, bellino che là dietro si vede il portale e i tizi che parlano dove era, esattamente dove eravamo prima. Ok, ho schiacciato... quello che non ho schiacciato prima... Ho schiacciato quella bolla. Questo è diventato questo, che mi è comodissimo per passare di là. Bello, bello. Ambientale così, proprio bello. Gli unici che non caddero nella trappola del demone del desiderio furono i timidi e sospettosi camaleonti. Questi, quando non si fidarono del raspossaggio, furono emarginati dagli altri rettili. Adesso che la foresta è difficile da attraversare e che gli altri rettili non ci sono più, i camaleonti si vendicano sui viaggiatori, tendono loro trappole simili a quelle del raspossaggio. Ok, intanto siamo andati avanti però. Ci sono altre luci anche qui. Si può saltare questo? Sì. Vediamo se è giusto che io vada avanti di qua o no. Ah, parlo. Ci sto pensando, cosa pensi? Mosche, no, non mi fa perdere il conto. 12.000? Ok, non mi fa nulla, non mi fa nulla. È un, mi manda... lì molto male, lì molto male, perché secondo me ci mangia. No, c'è una luce anche lì, mannaggia, che accendeva un altro di quei cosi là. Mannaggia, mannaggia. Ragazzi, qui più o meno abbiamo visto quelli che sono gli enigmi ambientali. È un gioco cui bisogna avere molta pazienza perché non è facile, soprattutto con questi portali che poi potete anche pensare di evitare, di lasciare a spegnere per poi passargli attraverso. Questo era Nerobi, calcolando che un early access 13,99, disegnato a mano in questo modo, veramente bello, veramente originale, e come dovrebbe essere un indie. Meglio se appunto, come in questo caso, è italiano, quindi niente asset acquistati, copiati, incollati, come tanti giochi che escono e non hanno mai patch. Io ringrazio lo sviluppatore per avermi mandato una copia di questo titolo. E vi invito a farmi sapere se lo avete provato, se lo avete scoperto oggi, e se lo avete provato, che cosa ne pensate. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!